Oggi a Palazzo del Carmine si eleggono i referenti dei tavoli tecnici della legge 328. Possiamo spiegare meglio di cosa si tratta? Sì, praticamente è una grossa possibilità. La 338 sono dei fondi regionali che vengono dati ogni 3 anni, quindi 3 annualità, e praticamente sono scaduti. Noi l'ultima l'abbiamo fatto, praticamente siamo riusciti a salvare, grazie a un lavoro particolare, 3,5 milioni, ma è la vecchia 3 annualità. Adesso c'è da programmare, progettare la nuova, e quindi noi stiamo cogliendo l'occasione di formare i nuovi tavoli tecnici. Tavoli tecnici perché? Perché sono le associazioni, le cooperative sociali, l'associazione anche di servizio. Queste 3 realtà che rappresentano il territorio debbono presentare dei progetti che possono essere finanziati con la 338, e questo lavoro che viene fatto all'interno del distretto numero 8, di cui rappresentano 6 comuni. Quindi questo ci permetterà che le associazioni cerchino di ascoltare le loro realtà, porteranno avanti, insieme si costruiscono questi progetti e poi si presentano insieme ai comuni, si presentano alla progettazione. Come sta il terzo settore oggi nel Nisseno? Allora, io già in precedenza l'ho detto, io rappresento proprio il forum del terzo settore ed del Movi. Noi stiamo lavorando meravigliosamente con il Comune, abbiamo un patto meraviglioso, il Comune ci ha chiesto la massima collaborazione e noi la stiamo producendo in cambio, ma non è un baratto, è un senso di collaborazione. Il Comune ci darà a breve, prestissimo, la scuola di Ziboli, dove noi andremo a recuperare tutte le associazioni. Là noi andremo proprio una collaborazione tra le associazioni e creare più servizi possibili per la cittadinanza. Infatti sarà chiamata l'oasi del forum del terzo settore. Questo un po' è quello che noi andremo a fare. Abbiamo avuto un vuoto, questo è vero, ma adesso posso dire con la nuova amministrazione che c'è questo tipo di collaborazione, quindi noi per un anno ci impegneremo a collaborare volontariamente, questo che sia chiaro. E parliamo di volontariato, c'è esigenza di forze nuove? Senza dubbio, noi iniziamo già a lavorare dalle scuole, perché il fatto del volontariato non è qualche cosa che lo consiglia un medico, ecco, è un'esigenza. Porta a costruire bene la società, fa bene a chi lo fa, ecco. Ma parliamo di volontariato, stiamo attenti, molti hanno fatto confusione, volontariato, lavoro, non è così, ecco, volontariato è volontariato puro, uno mette a disposizione un'ora, 2 ore, quello che è possibile, però deve essere organizzato e formato, questo è importante, è quello che noi faremo, la formazione dei volontari, per ogni settore, perché noi andremo a toccare su 360 gradi varie realtà, cioè dai disabili, ai minori a rischio, all'Alzheimer, a spina bifida, ai ragazzi down, toccheremo tutte, le vedove, la qualunque ramo. Allora ecco che c'è uno scambio tra le associazioni.